Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rosolina. Conferenza stampa presso il Centro Sperimentale Ortofrutticolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura per la presentazione del 30° volume dei risultati sperimentali 2021 nei settori orticolo e floricolo. Seguiamo l'evento e sentiamo i protagonisti della giornata. Assessore dell'Agricoltura Regione Veneto, Canera, siamo in un'eccellenza di questo settore. E come va? Che febbre ha l'agricoltura in questo momento? Beh, l'agricoltura in questo momento sta vivendo una particolare situazione di difficoltà, ovviamente legata all'aumento dei costi energetici, in particolare alla mancanza di alcune materie prime, ma in particolare anche al tema dei fertilizzanti e non solo, che fanno aumentare i costi di produzione delle aziende, e quindi noi siamo intenti a cercare di aiutare il settore non solo a livello regionale, ma chiedendo anche interventi specifici governativi di sostegno al mondo agricolo, che altrimenti se continua così rischia di perdere un patrimonio di aziende agricole fondamentali non solo nella nostra regione. Ecco, siccità, urea a 40 euro al quintale, fertilizzanti, come appunto diceva lei, in aumento, costi tremendi. E la regione cosa può fare in solido per questo? La regione innanzitutto ha chiesto un intervento specifico assieme alle altre regioni italiane. Abbiamo preparato un documento, portato in conferenza delle regioni, è stato approvato e verrà sottoposto al giudizio del governo, dove abbiamo chiesto una serie di misure, tra cui l'applicazione di una misura 21, così come fu fatta durante il Covid, ossia una misura che ci permette di dare risorse a fondo perduto, quindi liquidità, alle aziende che oggi sono in difficoltà. In particolare il settore dell'ortofrutta e il settore zootecnico in questo momento ha necessità di iniezioni di liquidità per poter tenere aperte le attività. Sappiamo che oggi una stalla che chiude non riapre più, e noi abbiamo necessità di avere latte veneto per poter produrre per esempio i nostri prodotti tipici locali. L'ortofrutta ha lo stesso identico problema. Tramite il PSR noi vorremmo far sì che la filiera si parli, si integri, ci sia un'organizzazione di produttori che permetta di portare il prodotto sul mercato facendo massa critica, e quindi avere una remunerazione più alta. Questo è l'impegno che ci stiamo prendendo come regione, però è ovvio che abbiamo una necessità importante, quella di un intervento governativo, perché siamo in un momento straordinario di crisi, e di fronte a una situazione di questo tipo servono anche misure straordinarie.